Daniele, ma non ti manca Soapy Moments? Grazie innanzitutto della subscription e per niente proprio. Lo so già. Faccia Non sa di niente, merda, lo so già. non sa È niente. arrivato da me il porco merdoso. Con quel sogghigno di cazzo. Soapy, we are soapy, we are soapy, soapy moments, oh, soapy, oh, we are soapy, oh, we are soapy. Soapy moments. Che cazzo è questo? Che cazzo è Yokoso? Il mondo dell'igiene si è sempre disparato fra due universi. Lo sfrega sfrega e l'insapone insapona. Due mondi che sono sempre stati distanti. Ma entrambi necessari per l'igiene, sia orale. Grazie, Mister Jordan buonasera. 94 ha Grazie donato mille, 2 Mister euro. Jordan Buonasera ragazzi, 94. mi siete Buonasera anche mancati. a te, Mister Bacini. Jordan. È un grosso piacere averti qua. Comunque, eccoci qua. Siamo ritornati in pompa magna. I Poltergeist, che nonostante tutto, sono qui ogni martedì. Casca in sé il mondo. Ma finalmente la collisione di questi mondi benedice quella che è la 17ª live dei Poltergeist, creando l'ibrido che nessuno sapeva di desiderare fino a che non è arrivato. Il sapone spugna, sì, cosa? Eh sì. La sapogna, lo strumento finale Cazzo, che per figura. lavarsi il culo, le ascelle, il petto, la faccia, La sapone. insapo, scrubbing, scrubbing. Tu non hai la minima idea della faccia del figlio di puttana che è arrivato da me, mi ha guardato e fa: Sai cosa ho regalato a Marco? No, non lo so. Cosa hai regalato a Marco? Lo vedrai. Ti manca Soapy Moments? No, non mi manca Soapy Moments. Perché sono sicuro che Marco, appena torna, te lo farà vedere il mio regalo: una spugna sapone. Ma è un idiota, ti ha spoilerato Sì, è un idiota, Marco. Pazzesco. tutto. Ebbene, noi i doni li accettiamo persino dagli idioti, perché non c'è niente di meno idiota di lavarsi un po'. Infatti, Daniele, Frase detta da nessuno, comunque. togliti la maglietta. No, la maglietta non me la Ho tolgo. promesso a questo ragazzo che avrei lavato il petto di Daniel Ottero in live, perché comunque non possiamo permettere al braccio di essere il protagonista di questo scrubbing della sapogna, ma un intero petto. Anche perché Ma sappiamo che il tuo petto è totalmente mascolino, mica il petto che noti avere alle gamer, magari che sono un po' tomboy, che non hanno una minchia di seno e tu sei uguale a quelle. No, è il petto di qualcuno che sicuramente un anno prima ha fatto palestra e gli saranno rimasti dei pettorali come minimo da maschio. guardalo, guardati, guardati, guardati come sei contento, eh? Guardalo lì, con Normale, è le normale. bolle e l'igiene. Guarda come sei È felice. normale. È normale, eh? Non vorrei spogliarmi, Marco. 20 euro? Non sono una troia, innanzitutto. Sono content creator, le troie sono Sono un mica. content creator? Sì. Sono un content creator? Per almeno qualche ora, sì. Per quanto tempo sono content Hai creator? detto questa live, per questa live sono un content creator. Poi basta. Vediamo.
Se mi tolgo la maglietta, quanto guadagno di content creating? Una settimana. Una settimana di content creating? Cioè, possiamo arrivare alla live successiva. Compresa o non compresa? Compresa. Compresa di content creating. Sì. Arriviamo al martedì prossimo. Spogliati Troia. Guarda come mi trattano. Gillian ha donato 27 euro. Puoi alzarti? Mi alzo anch'io. No. Dai, se vuoi copriti il terzo della pezzo, sì, bro. No. Fai il tuo soapy moments. No, voglio... Fai il tuo fottuto soapy... Se mi alzo, non mi lasci. Mi hanno dato in almeno 200 persone della puttana, troia, tomboy. In questo momento... Che sappiamo che non sei. Certo. Quindi, hai la coscienza di una botta di posto, ferro. No? Sì. Basta che io lo sappia. Ma se quanto volte il mondo ciccione mi ferisce? Zero, forse meno uno. Mai ferito. Non mi guardare con aria sessuale, schifoso maiale maniaco del cazzo. Mi hai guardato, mi hai squadrato e ho detto: questa è una puttana. No. Fai questo schifo di soapy moments. Voglio che ci alziamo assieme per fare un simpatico comparison. Non voglio fare nulla. Inizio. Io sto qua. Non vuoi fare soapy moments? Questo è il tuo unico soapy momento che hai per mettermi, spugnarmi il petto da tomboy. Sei bello, Dani. Grazie. Dai, alzati. No. Alzati. Non mi alzo, Marco. Non puoi vergognarti per queste cose. Non puoi vergognarti per queste cose. Marco, questo è il tuo unico momento in cui, se vuoi, puoi insaponarmi il mio petto da tomboy, ma... Grazie dei 27 euro, Jangler. E che cazzo è il delay di 70 ore? Non ero porca puttana, ma stavo guardando te. Dai Daniele, alzati. No. Ti forzi. No, ti la smetti. Ti forzi. Cosa vuol dire mi forzi? Ti prendo di peso e ti faccio vedere a tutti per il ragazzone che sei. Non voglio alzarmi, Marco. Se posso vuoi vedere, puoi... posso vedere le mie mani come tipo alzate, mettete il braccio così. Mettete il braccio un attimo così. A posto? Volevo vedere quanto riuscivo a prendere con due mani. Devi fare qualcosa? Sì. Devi insaponare con la spugnatura? Yes. Sembra una spugna incredibile. Ti senti molestato? Sì, sia psicologicamente da voi che fisicamente dal mio amico Marco. Eccoci qua. Ragazzi, questo è Soapy Moments. Aia! Mezza porzione di sapone, sì. Una mezza porzione. Inner Turbo ha donato 3 euro. Grazie. Eccoti una mezza porzione della mia donazione. 3 euro. Quindi due donazioni da 1,50, ma sappiamo che per parlare dovresti minimo donare 2. Non proprio calzante il concetto di mezza porzione, mi sa, nella tua testa. Tranquillo Dani, sei bellissimo anche se hai nominato la Vika, fra noi è finita. Merda, Mavi, ma è proprio una combinazione tremenda. Sta di un cazzo. Dimmi che sta di... Ah, sì, certo. È fragola. Sto diventando omosessuale guardandovi, non c'è nulla di male. Abbiamo finito? No, devo... Ah, ok. Basta. Un attimo. Se volete, ragazzi, Instant Gaming per comprare i giochi con lo sconto. Guarda questi pelucchi qua. Me li taglio. Perché fanno schifo. Sembrano il covo dei microbi più gay che esistano. Piccoli peli che spuntano sporadicamente. Così. Grazie mille
carissimo follower, per aver... Perché mi rivesto? Perché è finito Soapy Moments, il momento dove mi insaponano il petto e poi delicatamente con una salviettina deumidificante mi toccano per circa 30 minuti e mi tolgono il sapone e i rimasugli. Ma quando fatti con le ragazze, tu li... Cioè, che fai oltre a penetrarle? Cosa vuol dire? Tipo, ogni tanto, quando io penetro le ragazze, c'è cioè Martina, perché ormai sto con lei da 3 anni, magari le metto la testa al cuscino così, magari un po' di questo, le prendo le spalle e gliele chiudo nel... Cioè, tu che fai? Cosa fai con le spalle? Le metto proprio che non può neanche respirare. Ah, ok. E dipende da chi ho davanti, a qualcuno piace questa cosa, no, ad altri meno. No, certo. No, non parlo di gusti. Tipo, ok, mi rifaccio la domanda. Col tuo corpo cosa riesci a fare? Che significa? Un sacco di cose. Riesco ad aprire qualsiasi tipo di barattolame. Riesco a staccare i tappi di plastica che rimangono attaccati con il nuovo metodo per risparmiare ecologicamente. Cosa vuoi sapere di preciso? Che cosa riesco e non riesco a fare col mio corpo? Marco. A letto. A letto. Non lo so perché... Rapportato a te sembro una merda. Sì, sembro un piccolo grumo di cazzo. No, io non intendevo minuto. I'm word. Femmina. Femmina. Sembro femmina. Sì. In alcune cose sembri... Guarda qua come, stai tenendo la mano. Non so farlo, io sono troppo maschio. Cioè, cos'è? Hai una femminilità molto grande, mi piace un sacco. Questo mi spaventa. No, mi piace nel senso che tutti secondo me abbiamo una parte da donna. Sì, è vero. E tu la esprimi, il tuo corpo la esprime con le sue fattezze. Io con le mie vicissitudini sociali. Sei un po' gay tu. Sì, e tu col corpo. Ed è molto figo perché noi siamo i poltergeist. Come hai detto tu prima, ci compensiamo. Da morire da ridere, i complementari, sì. Marco, innanzitutto sono conscio totalmente del fatto che comunque tutti abbiamo un lato femminile, come ce l'ho anche io. È vero, è normale. Già, e che nel mio corpo si manifesta un po' di più il lato femminile rispetto a quello maschile. Io ho preso molto di più anche i caratteri somatici da mia madre, piuttosto che da mio padre, mentre mio fratello li ha presi dal grande C. Infatti tuo fratello ha preso da tuo padre. Sì, l'ho appena detto. Sì, sembrava volessi dire altro. No. Detto questo, nelle mie pratiche sessuali, questo è praticamente irrilevante, nel senso che questo non si ripercuote per niente. Ma com'è possibile? Perché praticamente l'aspetto, capito, tu puoi essere anche Griffiths. Griffith. Personaggio preferito di Gian Andrea. Va bene. Sì. Cambio personaggio. Perché? Mi hai rovinato ogni cosa, pezzo di merda. Che cazzo vuol dire? Volevo dire una cosa. Sei riuscito a rovinarmi un concetto. Un concetto assurdo con piccole parole.